Maria, esperto Maria Gambino, che è il prorettore dell'Università Europea dove insegna anche diritto privato e che diciamo, è tra l'altro promotore e titolare di diverse iniziative. È stata già citata quella più significativa rispetto a quella che si sta verificando qui oggi, che è quella relativa all'istituzione, alla creazione del progetto dell'Accademia Italiana per il Codice di Internet. Do a lui la parola. Grazie a voi davvero per questo gradito invito. In effetti questo ente di ricerca, Italian Academy of the Internet Code, intende sviluppare ricerche dove l'innovazione è uno dei fattori più significativi all'interno della galassia delle normative che popolano l'ordinamento italiano ma anche quello europeo e internazionale. Dove il code evidentemente non è una raccolta legislativa ma è un algoritmo, quindi è il governo che c'è dietro le scelte della rete. Questo è il senso dell'Accademia, del codice di internet, rende meglio l'inglese code anziché il codice sembra, per dire che è un cenacolo di giuristi che però sono supportati poi da ingegneri informatici, tecnici, una serie di attori, espressione invece di una conoscenza e competenza molto serrata nel campo delle tecnologie dell'innovazione. Giorgio Resta è uno dei soci fondatori di questa nostra associazione. Diciamo che in un'ottica un po' di cerchio che si chiude, il mio intervento tocca quell'altra categoria di beni culturali che in realtà non si vedono immediatamente agli occhi del grande pubblico. È frutto questo di un percorso di ricerca che è iniziato nel 2015, idealmente si ricongiunge a un convegno che era stato proprio patrocinato dalla nostra Accademia agli archivi del Quirinale, e in quell'occasione eravamo all'indomani della prima attuazione della direttiva che riguardava proprio l'accesso all'informazione, e dove poi dentro questo concetto di informazione si andava ad innescare anche il tema di quei dati informativi che in Italia rappresentano beni anche dotati di una rappresentazione culturale molto marcata. La direttiva 2013 del 37, il decreto legislativo era del 18 maggio del 2015, ma quando svolgemmo quel convegno eravamo a giugno, lo ricordo anche per il gran caldo del 2015, forse qualcuno se lo ricorda, non era ancora stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, che andò invece in pubblicazione nel luglio, mi sembra di ricordare, del 2015. E come Casini sa, poi i testi quando vanno in Gazzetta Ufficiale non sono sempre espressione fedele del testo che è stato licenziato, soprattutto se in questo caso c'è una delega e c'è in particolare un potere del governo di definire un testo che dovrebbe essere definitivo. E cosa si discuteva in quel contesto? Del fatto che davanti a un patrimonio fatto di biblioteche, di archivi, di musei, quindi per gran parte di beni non immediatamente visibili e fruibili dalla collettività, e nell'impostazione europea, nell'ottica di questo paradigma dell'open access, il freedom, l'idea del FOIA, di tutte le informazioni che in un'ottica di trasparenza e in un'ottica proprio di fruibilità dovessero essere messe alla mercé di un patrimonio collettivo, dentro nel 2015 ci finivano anche dei beni che certo hanno una valenza informativa, ma non è la valenza informativa il loro reale valore, perché c'è dietro invece una valenza tipicamente culturale, artistica, che ha un suo valore che va al di là della mera fruizione di un dato. E siccome in quella direttiva e poi nel decreto legislativo si è estesa l'idea che il riutilizzo potesse poi essere anche riassegnato attraverso delle esclusive a soggetti privati, i quali lì davvero a prescindere dall'utilizzo gratuito commerciale che ne avrebbero fatto
avrebbero pagato né più né meno che la royalty stabilita all'interno di quel contratto di esclusiva, di quella licenza, potremmo dire. E allora le amministrazioni pubbliche si chiedevano, ma scusate, il sudore della fronte di anche tanti validissimi funzionari, accanto a quelli che forse facevano delle battaglie un po' di retroguardia, ma tanti altri che invece hanno davvero conservato con grande diligenza e perizia il nostro patrimonio culturale e negli archivi e nelle biblioteche, ci si domandava, ma poiché forse con un'iniezione di innovazione anche le amministrazioni pubbliche un domani potrebbero essere in grado loro stesse di apprestare degli strumenti per una valorizzazione pubblica e quindi lucrare un po' di questo bene che in qualche modo sentono appartenga all'ente pubblico, a loro che ci hanno lavorato, qui poi si commistionano un pochino anche, potremmo dire, quell'orgoglio di partecipare alla conservazione, pensate tutto il tema dei beni archeologici, temi dove davvero lì c'è un vero sudore della fronte fatto di ricerche, di estrazione, di catalogazione, stare sul campo davvero sotto al sole e quindi anche con una fatica molto tangibile. Ci si chiedeva, e poi arriva il top player di punta, mi chiede a questo punto la licenza, io sono costretto a dargliela perché la licenza poi è calmierata entro 10 anni, ma insomma comunque gliela si può dare, e non ci sono limiti al suo lucro, mentre la norma sembrava dire almeno all'inizio, ma guarda che tu invece devi ripianare i costi, i tuoi margini di utili sono legati a qualcosa di ragionevole, però non puoi fare un prezzo di mercato pieno. E allora il convegno ruotava intorno a questo, e cioè ci si chiedeva, ma scusate, vi sembra logico che dopo decine se non secoli di conservazione noi a questo punto lo diamo alla prima società che ha una grandissima capacità di innovazione, comunicazione, di creare un format fruibile a tutti, e noi ne riceviamo in cambio un corrispettivo che è molto inferiore a quello che sarà il lucro che potrà essere in questo caso perseguito dalla società. Ora, il tema in realtà, già la direttiva lo diceva, che da questo discorso venivano proprio esentate le biblioteche, gli archivi, cioè spiegava bene che questo discorso di mantenere un utile per l'amministrazione conforme sostanzialmente ai costi non si applicasse in realtà a quegli scenari legati proprio al patrimonio italiano. Però poi c'è una prassi negoziale, ci sta una quotidianità che è fatta anche di trovare il corrispettivo e si va normalmente su tariffe, entra in gioco qui davvero il diritto amministrativo e quanto c'è di sensibilità da parte delle amministrazioni pubbliche che certamente oggi non sono pienamente in grado, come alcune multinazionali delle comunicazioni, di rendere fruibile con una serie di tecnologie all'avanguardia dei beni che tuttavia, tra virgolette, gli appartengono. E allora in quel dibattito la linea era quello anche di consentire una compartecipazione di qualche soggetto che fosse un po' più legato a una valorizzazione di questi beni in un'ottica di mercato. Lì l'ente che era stato individuato era l'AGID, no? L'Agenzia per l'Italia Digitale, che come tutte queste authority che non hanno una reale fisionomia e collocazione sistematica e sfugge un po' a quelle che sono le nostre catalogazioni in termini di classe di diritto, perché certo sta nel governo, deriva dal governo, non c'è, potrebbe un giorno non esserci più questa agenzia, e già le authorities in quanto tale non sono nella carta costituzionale, figuratevi queste agenzie che sono sostanzialmente legate al governo. Però era un modo forse non troppo elegante per dire a questo punto ci tuteliamo un po' da soli noi il nostro patrimonio italiano e quindi lo rimettiamo a un'agenzia che dovrebbe fare a questo punto l'interesse quantomeno del governo e quindi di conseguenza anche del dicastero competente, nel caso specifico ovviamente il Ministero per i beni e le attività culturali. In questo meccanismo oggi ci si domanda ma a che punto siamo arrivati? Il ministro Franceschini con il progetto sulle biblioteche digitali certamente ha disinnescato oggi una certa inerzia
che c'era all'interno di questo settore. Ma vedendole in prospettiva, è necessario ricollocare questo tema nel sistema normativo. E cioè, noi abbiamo una debolezza a livello europeo, che i tratti specifici della gran parte dei paesi che oggi fanno parte dell'Unione Europea privilegiano la diffusione della conoscenza attraverso dati, sì, contenuti anche nei loro archivi pubblico-amministrativi, ma che non hanno quella sensibilità culturale tipica di un patrimonio che è italiano, è greco, è spagnolo, in parte francese, mentre i paesi del nord Europa, pur avendo tante cose gregge, certamente non hanno il cuore di questo discorso, che non sono i dati, ma sono i metadati, perché per leggere i dati e soprattutto per riprodurli c'è bisogno in realtà del materiale grezzo, che è a monte ed è appunto il cosiddetto metadato. Quel metadato rappresenta in nuce esattamente quella che sarà poi la proiezione in termini di fruizione di quell'opera culturale, ed è su quel metadato che si gioca oggi la specificità italiana, perché in un'ottica di dati che hanno soltanto una valenza informativa, questa distinzione tra dato e metadato è abbastanza indifferente, cioè come appunto l'algoritmo che ha una sua valenza in quanto istruzione per poi fare qualche cosa, che certamente è un patrimonio informativo, ma non ha un valore estetico. Quando invece entriamo nei discorsi che stiamo sviluppando oggi, quel profilo estetico diventa un bene che tanto più è collegato al suo elemento materiale, tanto più risente della circolazione del regime giuridico di quel bene materiale, tanto più si trova in una situazione di separazione giuridica da quello che è il bene, diciamo così, che lo incorpora, tanto più può avere a questo punto una sua disciplina in un'ottica di fruizione generale. Questo tema a livello europeo sui beni culturali non è oggi maturo, non è arrivato a maturazione. Anzi, talvolta in modo un po' surrettizio si utilizzano le norme sul copyright per far rientrare un tema che tipicamente non è di copyright, o lo è nei limiti in cui Giorgio Ressa ci ha descritto, quando invece parliamo sempre d'arte contemporanea, allora certamente lì ancora c'è un autore che può rivendicare il diritto patrimoniale. Io noto una difficoltà che forse in chiave giuridica dovrebbe essere approfondita. Provo a spiegarmi. Il diritto d'autore c'ha la fisionomia patrimoniale e c'ha quella poi morale. La fisionomia morale, spesso dimenticata, implica la paternità e va bene. Poi implica l'integrità dell'opera. Su questo tema dell'integrità dell'opera, che potrebbe essere trasposto anche in quelle liability rules di cui ci faceva accenno Giorgio Resta, cioè a dire lì dentro è chiaro c'è anche un aspetto morale, no? E vedere alcune opere d'arte in qualche modo su cui si fa un certo scempio estetico inevitabilmente non intacca il valore patrimoniale, o anche lo intacca ma marginalmente, intacca ovviamente quel patrimonio della nazione, eccetera eccetera. Il rischio però qual è? È che si vada a patrimonializzare il diritto morale, e cioè se noi andiamo a stressare troppo l'elemento dell'integrità dell'opera assumendo una connotazione in termini di titolarità in capo per esempio a un soggetto pubblico, e se ha una sua titolarità inevitabilmente può anche metterlo in distribuzione in forme che poi di per sé vanno a violare proprio quell'integrità, ma siccome l'ha fatto il soggetto che è riconosciuto come titolare, a questo punto c'è in qualche modo una assuefazione collettiva che questa cosa si può fare. Ed è qui, credo, che il diritto sconta un elemento difficoltoso, cioè è come se fosse un diritto acefalo, dove non si riesce a trovare il soggetto cui imputare quel diritto. E secondo me gli studi dovrebbero andare oggi in quella direzione in sede europea, senza scomodare, no, categorie immaginifiche, il patrimonio dell'umanità, ma individuando forse anche a livello, potremmo dire, di individuazione degli interessi in gioco, quali sono poi i soggetti che sono portatori di una certa tutela, per certi versi a prescindere dalla titolarità del bene stesso.
Allora certo che c'è il soggetto pubblico, ma possono esserci anche dei consorzi, delle cooperazioni, che so, le università che con i centri di ricerca, con il CNR, con altri enti si mettono insieme e definiscono loro alcuni paradigmi e alcuni codici di comportamento con riferimento a alcuni beni, perché l'impressione è che quella privatizzazione è il peccato più prossimo delle amministrazioni pubbliche, perché è una tentazione enorme creare un lucro su un bene che oggettivamente, poiché può essere fonte di lucro per i privati, e questo tema anche della licenza è la dimostrazione concreta, ci si pone a questo punto nell'ottica di chi invece, sentendosi legittimo titolare, ne voglia e possa fare l'utilizzo che meglio crede. Io, se si andasse su quella direzione, forse si troverebbe un argine anche per il privato, anche per quella, non solo il riutilizzo, che in questo caso è consentito ampiamente, ma soprattutto sull'esclusiva. Io sull'esclusiva aggiungerei un altro aspetto. Ma l'esclusiva, per sua natura, è normalmente un'esclusiva che viene data ad un soggetto, perché altrimenti che esclusiva è? Ed è congeniale al sostrato imprenditoriale italiano, che è fatto di piccole e medie imprese, di eccellenza, di start-up, di tutta una serie di soggetti che mai da soli saprebbero mettere in piedi una gestione di un patrimonio in termini tecnologici di fruizione, ma un pezzettino per uno, e quindi con una compenetrazione di esclusive, in qualche modo una compartecipazione, potrebbero invece ad arrivare a un'eccellenza anche in questo settore. Oppure siamo sempre costretti a trovare una sorta di acquirente unico nel soggetto che oggi a livello internazionale è quello meglio in grado di sfruttare quelle tecnologie. Questo è anche sfuggito nell'ottica della, chiaramente in sede europea, poi noi come Italia non possiamo fare altro che recepire quei testi, però quel dibattito ha reso forse molto marginale la specificità italiana di tutte quelle eccellenze, anche legate al settore tecnologico, che avrebbero meritato invece una partecipazione che da pubblico-privato in modo così netto diventa invece una compartecipazione, potremmo dire, più collettiva, più fatta di piccole imprese, più fatte anche di iniziative private che però hanno dietro un sostegno pubblico per incentivare ad andare in una direzione di un beneficio di tutta la collettività. E allora quest'altro aspetto a livello normativo probabilmente può rappresentare un altro elemento su cui lavorare, e quindi immaginare per esempio che questa esclusiva invece non debba essere ancorata a un unico esclusivista, ma debba necessariamente, o comunque in concorrenza, assegnata anche a più soggetti, i quali, a seconda poi delle specificità, insieme anche eventualmente a una guida, a un governo pubblico che c'è dietro, possano arricchire quelle che sono le modalità di fruizione tecnologica di alcuni beni. Un ultimo aspetto che forse col diritto c'entra meno. Facciamo anche attenzione anche al sostrato di formazione culturale del fruitore. E cioè, io ho tre figli adolescenti, non leggono i giornali, vanno su Google News, prendono un attimino la notizia, capiscono tutti, non vedono la televisione, non hanno mai visto la televisione in vita loro, vedono i film su Netflix e sugli smartphone. Il livello culturale è fatto di una curiosità che si appaga subito, cioè che trova una risposta un po', non so quanti di voi vivono questa esperienza familiare, ma si appaga perché trovano quasi sempre una risposta, al di là che sia corretta o sbagliata quella risposta. Tutto questo significa che a monte, per mantenere quella specificità italiana, occorre ovviamente ripartire dai banchi di scuola. Evviva i progetti che utilizzano le tecnologie per la conoscenza del bene culturale dentro i parchi. Ci sono, anche il governo l'ha fatto, il Ministero del Comparto dell'Istruzione, proprio con i beni culturali e con l'innovazione, ci sono progetti molto interessanti, ma se non si recupera quella sensibilità del fruitore dentro un contesto unico, che è quello italiano, ma inevitabilmente questo patrimonio verrà disperso in un'ottica utilitaristica dove, uso un'espressione forse un po' forte,
il nostro patrimonio culturale potrebbe essere imprigionato nelle briglie di un diritto esclusivo d'autore, che diventa tutelato quello, perché corrisponde ai canoni di sensibilità della collettività. Mentre l'opera che c'è dentro, quell'immagine di per sé era offensiva verso l'opera d'arte, ma da un punto di vista autoriale certamente era tutelata in quanto tale, perché era originalissima, nuovissima e magari aveva anche un mercato. E lì veniva imprigionato lo stereotipo di una certa fisionomia di opera d'arte, con tutti i canoni classici che ci sono dietro, con un altro stereotipo che però potrebbe essere che il mercato preferisce. E allora, se non si recupera quell'elemento della sensibilità dei banchi di scuola, ahimè, è un discorso pregiuridico, questi nostri discorsi sfuggono un po' poi a quella della realtà. Ed è in questo senso che sarebbe utile, come per certi versi hanno fatto anche i nostri rappresentanti europei, si è ricordato il lavoro egregio di Silvia Costa, la Commissione Cultura, di recuperare questa specificità tutta italiana, non solo come battaglia in qualche modo di forza secondo quei paesi un po' dell'area del Mediterraneo che hanno soprattutto le radici della civiltà europea, ma soprattutto in termini di formazione delle nuove generazioni, e c'è tutto il tema dei minori, c'è tutto il tema legato anche all'utilizzo di quei mezzi di comunicazione, anche in qualche modo alla qualità dei contenuti informativi. Che è un altro tipo di, diciamo così, battaglia in sede europea, che però ha una ricaduta tangibile, immediata, proprio sul nostro patrimonio. Vi ringrazio.